Piemonte era considerato terra marginale rispetto alle politiche nazionali romane, ma è terra centrale rispetto alle politiche europee. E oggi le politiche europee sono quelle che ti danno un futuro. Ma per arrivare pronti a questo tu non devi essere solo, devi avere dei compagni di viaggio che credono in te e tu credere in loro. Ecco perché questo per me è il primo coronamento di un lavoro che ho iniziato appena mi sono insediato, che in qualche modo il Covid non ha interrotto ma ha rallentato, perché noi lavoreremo sempre di più con le regioni d'Europa. Perché ad esempio sul tema dell'idrogeno, che per me è una battaglia di bandiera fondamentale, battaglia di bandiera nel senso che è un progetto bandiera su cui investire le risorse del PNRR, otterremo l'attenzione di Bruxelles se non saremo i soli a presentarlo, ma se lo presenteremo lavorando insieme ai partner. E quando parliamo di partner tedeschi, peraltro, parliamo di partner innanzitutto molto seri, molto affidabili, di poca forma ma di tanta sostanza. E quindi poi ci abbiamo formalizzato una cosa a cui lavoriamo da 2 anni, che vedrete ci porterà dei vantaggi, ma si porta dei vantaggi anche di prospettiva. Il Piemonte è il cuore d'Europa e nessun'altra regione d'Italia ha oggi queste condizioni.